Osservate che tutte queste cose si verificheranno puntualmente, benché non vi sia alcun dubbio che mentre il vascello sta fermo non debbono presentarsi così. Fate muovere la nave a qualsiasi velocità. Infatti, purché il movimento della nave sia uniforme, senza che vi siano rollii e beccheggi, voi non sarete in grado di riconoscere una minima variazione in tutti i fenomeni descritti, né da alcuno di questi fenomeni potrete capire se la nave procede oppure sta ferma. Saltando, oltrepassereste sul tavolato gli stessi spazi di prima, né, per il fatto che la nave si sposta molto velocemente, farete salti più lunghi verso la poppa piuttosto che verso la prua, benché, nel tempo in cui vi sollevate in aria, il tavolato della nave sotto di voi scorra nella direzione contraria rispetto al vostro salto. E se lancerete qualcosa al vostro compagno, non dovrete lanciarla con una forza maggiore per raggiungerlo se egli si troverà verso la prua e voi verso la poppa rispetto a quella che dovreste usare se foste collocati in modo opposto. Le gocce cadranno come prima nel recipiente posto in basso, senza che nessuno cada verso poppa, benché, mentre la goccia è sospesa in aria, la nave proceda di parecchio, molti palmi. I pesci nella loro acqua non nuoteranno con maggiore fatica nel vaso verso la parte che precede la direzione del moto della nave o verso quella che la segue, ma con la stessa facilità, con pari agevolezza, arriveranno al cibo posto in qualsiasi punto dell'orlo del vaso. E infine le farfalle e le mosche continueranno a volare indifferentemente in tutte le direzioni, né mai accadrà che si concentrino verso la parte che riguarda la poppa, come se fossero stanche di stare dietro alla nave che procede velocemente, nave dalla quale saranno state separate per lungo tempo, perché sospese nell'aria. E se bruciando qualche granello d'incenso si produrrà un po' di fumo, si vedrà che il fumo sale in alto e vi si trattiene in forma di nuvoletta, spostandosi indifferentemente non più verso questa direzione che rispetto a quell'altra. E la causa per cui tutti i fenomeni si verificano nello stesso modo sta nel fatto che il movimento della nave si comunica a tutte le cose in essa contenute, compresa l'aria. Ed è per questo che ho detto che si deve stare sotto coperta, perché se si stesse sopra e all'aria aperta che non segue il corso della nave, in alcuni dei fenomeni menzionati si vedrebbero differenze più o meno rilevanti. E non c'è dubbio che il fumo resterebbe indietro rispetto all'aria stessa. Allo stesso modo, le mosche e le farfalle, ostacolate dall'aria, non potrebbero seguire il moto della nave.